Andiamo a Castelnuovo del Garda, dove la Proloco si rinnova per fornire servizi innovativi di marketing sul territorio. Nasce Proloco Servizi e Digital Team, la presentazione dei progetti questa mattina. Non solo eventi e manifestazioni per la Proloco di Castelnuovo del Garda, ma anche marketing e comunicazione a servizio del territorio partendo dalle associazioni. Proloco Servizi e Digital Team sono i due progetti presentati a Castelnuovo e che saranno sviluppati dalla Proloco locale. Quindi due importanti progetti, il Proloco Servizi, quindi una centrale di committenza dove gestirei contratti di noleggio e di strutture, e il Digital Team che organizzerà la promozione e il marketing comunicativo degli eventi di Castelnuovo del Garda. Una vera e propria svolta in un periodo in cui, per le restrizioni imposte dalla pandemia, le associazioni faticano ad organizzare eventi e non solo dal punto di vista logistico. La Proloco Servizi dà la possibilità alle associazioni che vogliano fare direttamente sul territorio manifestazione un certo tipo di committenza dove noi siamo in grado di darle a loro la possibilità di fare un evento a costi molto ridotti per quanto riguarda la possibilità di avere delle garanzie, esempio il piano di sicurezza, i servizi igienici. Tutta una serie di agevolazioni per fare le manifestazioni in sicurezza e tranquillità. Esattamente, visto che le normative Covid ci impongono questo, la nostra diciamo, rilevanza è quella di dare all'associazione una certa garanzia, un certo ombrello di copertura. Importante tassello accanto a Proloco Servizi è il Digital Team, composto da alcuni giovani professionisti che si mettono a servizio delle attività associative e della Proloco stessa. È un progetto meraviglioso perché coinvolge i giovani del territorio che promuovono il territorio. E come si promuove oggi il territorio? Anche innovandosi. E quindi questo Digital Team, già la parola lo dice, sarà un team che pubblicizzerà gli eventi, ma tutto il territorio di Castelnuovo del Garda in via digitale. Quindi sui social, nei siti internet e tutto quello che all'avanguardia della tecnologia ci può permettere di rendere pubblico tutto quello che facciamo nel nostro territorio.